pizza, 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 pizza. Un maroro. Sono circa 30 ragazzi del team Giappone. Poi abbiamo Taiwan, questa volta qua. Taiwan Gym. 13 persone. Poi abbiamo Corea. 10. Quindi la delegazione Asia. Circa 50 più. Delegazione Asia sono 50 persone. Ormai le pizzerie in Giappone hanno superato i 4.000 magazzini. Noi abbiamo tutti i prodotti italiani ormai. La mozzarella bufala campana arriva tutte le settimane dall'Italia. Non siamo riusciti ancora a portare l'acqua e l'area napoletana. Tanti popoli, tanti paesi, tanti appassionati di pizza che vengono da tutto il mondo, si incontrano, si trovano e si ritrovano. Anche oggi, per esempio, al campionato qui c'erano tanti ragazzi di tanti paesi che si misuravano con ragazzi napoletani di tutta Italia. Quindi ormai c'è stata una sorta di globalizzazione. Tutti i paesi combattono, diciamo, per aggiudicarsi il primo premio. Spesso, forse ancora oggi, qualcuno per sbaglio lo fa, modifica la propria pizza per i gusti del luogo. Non dobbiamo nascondere la nostra identità quando apriamo in Italia, ma anche all'estero. Dobbiamo pretendere che questi prodotti arrivino anche a chilometri e chilometri di distanza, e dobbiamo pretendere di insegnare senza presunzione qual è la pizza napoletana e quali sono gli ingredienti che sopra ci vanno. Ma ormai è un evento consolidato, appunto, è diventato conosciuto in tutto il mondo, tant'è che ormai sono tantissimi turisti che vengono proprio per il Pizza Village, tutto esaurito negli alberghi. Speriamo ovviamente tutti insieme di migliorarci sempre. Io lo volli fortemente 6 anni fa sul lungomare liberato, e adesso è un brand consolidato. Quest'anno sono 58 forni, 48 pizzerie, 500 iscritti al campionato del pizzaiolo. Abbiamo raccolto durante l'anno circa 1 milione di firme per candidare l'arte del pizzaiolo all'UNESCO. C'è tanta qualità, c'è la sintesi tra tradizione e innovazione, ogni volta c'è una novità, c'è una pizza nuova, ma non si perde mai la forza che è la tradizione della pizza. Questa è un'arte che vuole preservare qualità e passione.